Eccoci tornati in studio, stiamo parlando della Madonna delle Lacrime di Siracusa, abbiamo qui il reliquiario, abbiamo scoperto assieme a Don Aurelio la preziosità di questo oggetto, chiamiamolo così, che contiene le reliquie della Madonna di Siracusa, il quadro del cuore immacolato di Siracusa. Lo abbiamo descritto, ci sono delle bende che hanno asciugato le lacrime della Madonna e c'è proprio una delle lacrime che sono state proprio inserite in questa teca più in alto. Un reliquiario che chiaramente viene portato in pellegrinaggio, ma nel santuario di Siracusa invece c'è il quadro che lacrimò. Sì, possiamo dire che la vocazione del santuario è duplice. Per un verso accogliere i pellegrini in santuario dove il quadretto è posto al centro dell'unica navata del santuario, appunto questo santuario così grande, una goccia di lacrima che scende dal cielo, allo stesso tempo questo quadretto umile che raccoglie le lacrime di tutti i pellegrini che possono incrociare il loro sguardo con quello della Madonna. E poi c'è il reliquiario delle lacrime della Madonna che va a visitare quei figli che non possono venire in santuario. Io ricordo con particolare emozione le visite fatte agli ammalati, le visite fatte ai terremotati, agli alluvionati di Ischia, dove le mamme, le nonne hanno potuto piangere con le lacrime della Madonna. Sono tante le grazie spirituali che vengono segnalate. Quindi è questa la vocazione del santuario, per un verso accogliere le lacrime dei figli, presentarle alla Madonna, per un altro verso portare le lacrime della madre lì dove possiamo, appunto su richiesta dei parroci e dei vescovi, portarle in pellegrinaggio. E abbiamo visto come appunto il quadretto sia accanto all'altare, il quadretto originale, quello che si trovava a casa di quest'umile coppia di sposi che stavano attendendo un bambino. La moglie, la signora, rischiava di perdere sia il bambino ma anche la propria vita per un problema di salute che era sopraggiunto, e sicuramente era una donna di grande fede e avvenne proprio in questa casa di persone così semplici questo straordinario miracolo. Ecco, lo stiamo vedendo, è proprio quello, il capezzale che si trovava a casa di questa coppia di sposi. E questo quadretto non si è mai mosso da Siracusa, è regalato alla coppia. Era stato un regalo di nozze. Un regalo di nozze. Quando Antonina ebbe problemi di gravidanza, pregava la Madonna con delle parole che sono le preghiere di tutte le mamme per i propri figli: prima salvo il mio figlio e poi di me fai quello che vuoi. La Madonna ha ascoltato questa preghiera e ha salvato madre e figlio. Quindi il primo miracolo lo ha compiuto proprio a casa di questa coppia. L'ho compiuto per quella mamma e per quel figlio che è nato lo stesso anno, il 25 dicembre del 1953. È una coincidenza certamente che fa riflettere, perché oggi i parti si possono pilotare anche prima o dopo, certo. Allora si nasceva quando madre natura lo stabiliva e lui è nato il 25 dicembre 1953, infatti la sua mamma gli diceva, e lui si chiama Mariano Natale, tu sei nato due volte, la prima volta è il 29 di agosto quando la Madonna ha pianto e ti ha salvato e ci ha salvato, la seconda volta è il 25 dicembre. Il giorno di Natale, la nascita di Gesù. Come se la Madonna avesse portato questo regalo insieme a suo figlio Gesù. La Madonna sappiamo che ci rimanda sempre a suo figlio. E perché la Madonna ci ama. Dice sempre fate quello che dice che mio figlio. No? E Madonna ci ama così come ama il suo figlio Gesù. E noi siamo nel suo cuore, sempre. Questo quadro, dicevo che è rimasto sempre a Siracusa, e ha fatto questo itinerario da Via degli Orti a Piazza Euripide, perché per decenni il quadro è stato custodito in un tempio all'aperto, poi nella cripta del santuario nel 1968, da quando è stata inaugurata, e dal 1994, quando Giovanni Paolo II ha consacrato e dedicato il santuario alla Madonna delle Lacrime, da allora è lì nel santuario alla Basilica Superiore. Il santuario è l'unico regionale? È l'unico regionale, tutti i vescovi della Sicilia
hanno decretato. E questo non vuol dire che non ci possono essere altri santuari regionali. Ce ne sono tantissimi. Ci sono tanti, però. Tantissimi santuari, ma questo è l'unico regionale. Questo al momento è l'unico regionale, ma in futuro potrebbero essercene altri, perché questo ricorda le lacrime della Madonna. Altri santuari ricordano altri segni divini nella storia della nostra Sicilia. Bene, siamo proprio in chiusura, volevo ringraziare e dare per pochi minuti la parola sia al dottor Cirillo per una considerazione finale che alla professoressa Marletta. Dottor Cirillo, quindi lei dice quell'esperienza mi ha segnato per tutta la vita, quindi era bambino quando ha potuto vedere questo fenomeno. Non solo in un percorso di fede, che la cosa più importante è quello che appunto mi ha dato una tipologia di approccio alla vita sempre ispirato dalla fede, e poi anche perché guardi, non, io credo che nel fare la professione, nel fare qualsiasi attività, ecco, se non c'è questa mano divina che ti dice quello che devi fare, come ti devi comportare, come devi approcciare il fratello, ecco, non il paziente, il fratello, e allora veramente non c'è dove andare. Mi consente un'ultimissima battuta. Uno dei tanti viaggi che abbiamo fatto in Terra Santa come Cavalieri del Santo Sepolcro, ordine a cui mi onoro di appartenere, abbiamo regalato sua beatitudine Monsignor Pierluigi Pizzaballa, che è il patriarca di attualmente il patriarca di Gerusalemme, a quei tempi era il custode di Terra Santa, una riproduzione del reliquario della Madonna delle Lacrime. Ovviamente non poteva contenere le lacrime, conteneva semplicemente un batuffolo di cotone che a suo tempo era stato. Grazie dottor Cirillo, purtroppo siamo in chiusura. La ringrazio molto. Preghiamo per la Terra Santa, che in questo momento ne ha bisogno. Sicuramente, per tutte le zone che sono interessate dalla guerra, l'Ucraina, la Russia, insomma tutto il mondo, purtroppo in moltissime parti del mondo ci sono delle guerre, pensiamo anche al Sudafrica. Professoressa Marletta, in chiusura, e poi siccome sono arrivate dei messaggi, io vorrei che Don Aurelio rispondesse. E quindi, professoressa, brevemente, una considerazione finale. Sì, in chiusura voglio solo citare tre parole del libro, cioè che il 3 ottobre il professor Giovanni Selvaggio doveva confermare in una signora il cancro che era stato riconosciuto dai più illustri professori d'Italia, la signora Marianna Gaudosio, e invece trovava che il cancro diagnosticato e constatato grazie alla Madonna delle Lacrime, che la signora metteva una lacrima sempre. Quindi i miracoli non sono ci sono stati, ma ce ne sono stati anche adesso, certo, in tempi recenti, certo, quello e ci deve essere da ulteriori testimonianze e grazie. Grazie professoressa, la ringrazio, grazie anche al dottor Cirillo. Don Aurelio, ci chiedono le attività del santuario, chiaramente c'è anche un sito, quindi lì si può apprendere cosa sono le messe, gli orari e tutto, ma una signora ci chiede cosa significa consacrarsi alla Madonna, al Cuore Immacolato di Maria. Significa consegnare al suo cuore la nostra vita, perché nel suo cuore c'è Gesù. Questo vuol dire semplicemente fare una preghiera in cui ci affidiamo a lei, alla sua protezione. In fondo Dio Padre ha affidato a lei il suo figlio Gesù e l'ha accompagnato per tutta la vita. Così come ha affidato Dio Padre il suo figlio Gesù a lei, Gesù dalla croce ha affidato noi alla madre. Ecco tuo figlio, ecco tua madre. Ecco, in fondo noi non facciamo altro che obbedire al comando di Gesù, che il suo testamento è in punto di morte, e Giovanni, ci dice il Vangelo, la prese nella sua casa, tra le sue cose più preziose. Ecco perché appunto è così importante questa consacrazione, affidare tutta la nostra vita, quindi le cose belle, le cose brutte, i problemi che possono insorgere, tutta la nostra vita al Cuore Immacolato di Maria, perché come ha ben detto Don Aurelio, il Signore si è affidato proprio a Dio, si è affidato a Maria per far nascere suo figlio, e
E noi andiamo al Padre attraverso il Figlio e quindi anche attraverso Maria. Grazie Don Aurelio per questo bellissimo regalo che ci ha fatto e che ha fatto ai nostri telespettatori portando qui il reliquiario della Madonna delle Lacrime. In bocca al lupo per tutte le attività del santuario, che so meta di tanti tanti pellegrini. Grazie a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima. Buon pomeriggio, ben trovati a un ennesimo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Oggi il nostro focus si intitola Perdere tutto per il crack. È allarme in Sicilia. Il perdere tutto forse è quello che scrivono le persone che valutano come dire, la perdita per quello che è, forse per chi appunto scambia la propria esistenza per una dose, la perdita non è tanto una perdita, allora forse chissà, magari occorre un po' indagare sul valore da dare a ciò che si perde. Ne parleremo oggi di quello che è un allarme che vi abbiamo raccontato attraverso i nostri telegiornali, un vero e proprio allarme in Sicilia. L'ultimo grido è arrivato da dati, da numeri, che sono poi un po' la cartina torna sole di quello che accade, arrivato dalla provincia di Trapani. Dunque mi collego proprio con Laura Spanò, la nostra corrispondente da Trapani. Buon pomeriggio Laura. Buon pomeriggio anche a te, agli ospiti e ai telespettatori. E il collegamento, potrei dire un'autorità, ma secondo me lui questa parola non la gradisce più di tanto, perché chi fa quello che fa lui non si sente autorità, ma si sente certamente parte di un progetto, no? Parte di un progetto comune. Saluto Gianni Di Malta, che è il referente regionale di Samananteo, che significa comunità di recupero, di cura, di abbraccio, e forse anche di quel luogo, Gianni, dove si comincia a cercare di far capire qual è il valore di ciò che si può perdere. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, a Laura, a tutti gli spettatori. Allora, comunque poco... non sono... Hai detto bene. Sono... Hai visto, l'ho detto, mi sono... e ho subito fatto marcia indietro. Allora, fra poco ci collegheremo anche con il professore Caraci, farmacologo dell'Università di Catania, proprio per capire quelli che sono gli effetti di quello che noi abbiamo definito un vero e proprio allarme. E mi rivolgo subito a Laura Spanò, collega attenta a quello che è il tessuto del suo territorio, che ha sempre raccontato negli anni, prevalentemente raccontando cronaca nera, ma certamente conosce bene quello che è il momento che si vive da questo punto di vista. Operazione dopo operazione, smantellamento di piazze di spaccio dopo smantellamento, ma l'allarme c'è, le richieste d'aiuto sono tante e cambia forse anche un po' il quadro degli assuntori. Laura, cosa succede a Trapani e in provincia? Guarda, a me fa un po' sorridere il fatto di questo allarme droga a Trapani, perché non è un allarme che nasce ora, ma nasce nel tempo. Io ricordo, certo, i numeri sono davvero tanti, 1000 richieste distribuite sul territorio, però ecco, così come poi mi conforterà anche l'amico Gianni Di Malta, sappiamo che poi i numeri, quelli che non si sanno, sono ben oltre le mille richieste, perché ancora ci sono famiglie che non accettano che i loro figli, i loro bambini, soprattutto le loro bambine, possano avere avuto un contatto qualsiasi con il mondo della droga, con la cocaina, con l'hashish, insomma con la droga in generale. E io mi ricordo solo un fatto, lo voglio riportare, era il 2018, ricordo che i carabinieri, in una delle tante operazioni che venivano fatte in quel periodo, fecero un blitz in un rave party dove c'erano fiumi di cocaina. In quel rave party suscitò grande eco mediatico a livello nazionale, perché vennero trovati dei ragazzini, dei minorenni, 17enni, 16enni. Allora, accanto a questa notizia di cronaca, il giornale mi chiese
decise di fare un altro pezzo a supporto parlando con dei medici. Io intervistai allora il titolare del SERT di Marsala. Quando gli chiesi in maniera così molto anche stupida forse da parte mia, perché ero stupita anche dal fatto che ragazzini potessero partecipare a questi incontri come il rave party e quindi avere contatto con droghe come la cocaina, lui mi disse che non ci trovava nulla di strano, perché il contatto che lui aveva già e che toccava poi con mano era ben oltre quei ragazzini che avevano identificato i carabinieri in quell'occasione, e che la situazione, lui non parlava di anni, mi anticipava che a breve sarebbe stata ancora peggiore, che questo sarebbe veramente rimasto, cioè era, allora era un problema sotto traccia forse, che qualcuno conosceva, tipo i medici, tipo le strutture come quella che, di cui è diciamo presidente, insomma, referente. Di cui fa parte, sì, il referente Gianni, ecco, le forze dell'ordine stessa. Però era un problema che da qui, da quel momento a breve sarebbe stato allarme. Quindi l'allarme non è solo oggi, perché ci sono mille richieste di aiuto. L'allarme è una cosa che già da tempo a Trapani c'era, in tutta la provincia di Trapani. Naturalmente Laura, non facciamo ovviamente di Trapani e provincia il centro del mondo da questo punto di vista, perché insomma noi, lo sai bene, abbiamo raccontato il fenomeno della droga e l'emergenza che c'è nelle nostre città e nelle nostre famiglie, perché poi naturalmente sono drammi familiari sempre e in qualsiasi occasione. È chiaro che a volte, certo, i numeri che emergono ci servono a ribadire, a ricordare, a rafforzare, che sì, con certi, diciamo, con certe abitudini si rischia di perdere tutto. Io saluto il professore Caraci, che poco fa appunto avevo preannunciato si sarebbe collegato con noi. Volevo il conforto del suo ritorno audio. Buon pomeriggio, professore. Sì, buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito. Allora, andiamo brevemente da Gianni Di Malta. Gianni Di Malta ha un excursus, sebbene giovanissimo, sicuramente importante, possiamo parlare di decenni. Conosce certamente la realtà di chi si rivolge a Saman e a questa rete meravigliosa di assistenza, e può dirci com'è cambiato nel tempo, chi sono questi assuntori e chi sono le persone che adesso chiedono aiuto. Ma guarda, va bene Laura, io non parlerei più di emergenza perché ormai è un fatto conclamato. Da anni che si ha un aumento e una diversificazione dell'uso di sostanze stupefacenti. Io mi ricordo che anni fa avevo lanciato un allarme, che era l'allarme Obret, che era simile, diciamo, come assunzione al crack, nel senso che si fumava, ma era un derivato di eroina sporca e tanto altro, roba tossica che mettevano in mezzo e che veniva venduto in Sicilia. Questo Cobret non ha avuto molta appeal perché comunque era legato alla parola eroina e quindi i ragazzini ci stavano lontano. Quindi la malavita organizzata cosa ha fatto? Che è molto più organizzata rispetto allo Stato, agli enti locali, a chi si dovrebbe occupare di questo fenomeno. Ha fatto, diciamo, fra virgolette, un'indagine di mercato, ha capito che per catturare i ragazzini doveva togliere di mezzo la parola eroina. Quindi hanno messo sul mercato il crack che non fa più parte di quella che è dell'eroina, ma è un derivato della cocaina, che poi di cocaina c'è ben poco, ma poi dentro anche lì c'è un miscuglio di roba tossica pazzesca. E da lì è iniziata l'emergenza più grossa e più grave, perché ha iniziato a colpire ragazzini, diceva prima Laura, di 13, 14, 15 anni, famiglie intere. E sulla tipologia, oggi sicuramente l'emergenza è il crack, però ti posso dire che ci sono tantissimi assuntori e poliassuntori, così come ci sono tantissimi che sono dipendenti senza assumere alcuna sostanza, perché oggi parliamo di gioco d'azzardo, oggi parliamo, non parliamo più di tossicodipendenza, ma parliamo di dipendenze patologiche, parliamo di dipendenza da internet e tanti altri tipi di dipendenza. Purtroppo la risposta è demandata solo agli addetti ai lavori,
nel senso le comunità, i SERT, e questa risposta non è soddisfacente e questi sono i risultati. I risultati sono che ufficialmente, lo diceva prima Laura, dal dopo Covid adesso, perché anche lì il lockdown è stata la mazzata finale rispetto all'assuntori, dal dopo lockdown abbiamo un incremento di persone che si rivolgono ai SERT, ai servizi, di oltre 1000 persone. Però attenzione, l'esperienza, io dal 95 che effettivamente mi ritrovo a fare questo lavoro, l'esperienza ci insegna che c'è un sommerso, perché quando tu ti rivolgi ai servizi è perché sei, certo, come si suol dire, scusate la frase, sei nella merda, e allora ti rivolgi ai servizi. Ma c'è un sommerso che supera di gran lunga 10-20 volte quelli che sono i dati ufficiali. Okay. Quindi se pensiamo che 1000 persone, ci sono pochi servizi, diciamo che 10.000 persone almeno fanno uso di crack. Allora, professore Carace, abbiamo sentito un po' il discorso fatto da Gianni di Malta, si parlava di questa sostanza che in qualche modo è stata derubricata proprio per questa, no, questa assonanza col discorso eroina. È così, adesso voglio dire, il pericolo è altro, ne abbiamo parlato tante volte. Siccome parliamo di giovanissimi, vogliamo ricordare, professore, che cosa succede a questi giovanissimi quando assumono queste droghe? Parliamo di crack o di quelle che sono le ultime droghe. Ma intanto io vorrei partire ringraziandovi, perché ho sempre percepito una grandissima sensibilità da parte della vostra testata e proprio a fare una corretta divulgazione e aggiornamento su un tema che è sempre più rilevante, cioè l'effetto delle droghe nelle popolazioni vulnerabili, negli adolescenti, spiegati però anche in modo semplice, perché noi dobbiamo fare un po' di storia, cioè il crack non era nato se non con l'auspicio iniziale, perché limitato all'uso nei cocainomani che dovevano passare dalla... Scusate, ho un ritorno di voce, non so se si può eliminare, ma non riesco. Credo che sia qualcosa che può fare lei, prof, quindi magari abbassando un volume del suo terminale, il volume audio, probabilmente riuscirà ad eliminare questo effetto. Proviamo così. Ok, vediamo se adesso mi sentite meglio. Noi la sentiamo, sì, benissimo. Ok, no, scusate, perché io... Nessun problema, vado avanti. Sento un ritorno di voce. Allora, dicevo che come nasce il crack? Nasce perché nei soggetti che facevano abuso di cocaina per via intranasale si poneva il problema della necrosi dei tessuti nasali, e allora si cambiò formulazione, una formulazione a cristalli che poteva essere inalata. Quindi era un problema che riguardava i cocainomani. Quello che diceva prima il collega, che spiegava anche nei dettagli, che in effetti poi la cocaina diventa una droga, tra virgolette, considerata leggera, ma di leggera non è, perché dà un profilo di dipendenza grave. Poi voi sapete che l'ho già detto in altre trasmissioni, io sono contro la divisione tra droghe leggere e droghe pesanti, perché può portare fuori strada. Cioè, quando una droga già in una popolazione vulnerabile, come quella degli adolescenti, dà un danno neurotossico, danneggia i circuiti GABAergici, i circuiti dei neuroni che sottendono le funzioni cognitive, e lasciano un danno cognitivo permanente, come abbiamo già discusso lungamente per la cannabis, allora capite bene che il concetto di leggero e di pesante viene meno. Se è aumentato l'uso di crack, certo, tantissimo, è aumentato anche quello di cannabis, probabilmente in alcune formulazioni di crack recente ci sono anche cannabinoidi sintetici, oltre a quel 70-80% di cocaina che c'era storicamente nelle prime formulazioni di crack di metà degli anni 80. Ma dico, ecco, ok, e qua ci siamo. Io so che lei ha questa teoria sempre ribadita nei nostri appuntamenti, non ci sono droghe leggere, però Di Malta, è comune il pensare che facendo uso di marijuana non ci sia bisogno di rivolgersi a nessuno, cioè non c'è bisogno di farsi aiutare per uscire fuori dal circuito di una dipendenza, cioè è luogo comune questo? Guardi, qualsiasi, dice bene il professore, allora qualsiasi tipo di droga comunque è nociva alla salute, comunque interviene dal punto di vista
anche celebrale. Quindi sicuramente il consiglio che si può dare a tutti è non usare alcun tipo di droga. Poi c'è un dato di fatto che può essere vero: non tutti quelli che fanno uso di marijuana o hashish si ritrovano poi a fare uso di sostanze pesanti, però c'è un altro dato di fatto: tutti quelli che fanno uso di sostanze pesanti comunque hanno iniziato con l'uso di sostanze leggere, certo, certo, se li vogliamo chiamare. Certo. Quindi la cosa migliore è veramente starci lontano sia da quelli cosiddette leggere, poi a maggior ragione da quelle pesanti. Allora, Laura, arriva un messaggio dei nostri telespettatori al 342-7455-005. Si parla di quello che è l'investimento della mafia che ha abbassato il prezzo delle dosi, abbassando anche la qualità, la quantità. Con 5 euro riesce a fare una dose di crack. Chiede dove sono i luoghi deputati nella provincia di cui tu stai parlando, dove i giovani secondo te si ritrovano. Io credo che sia un genitore piuttosto inquieto e preoccupato che scrive. Guarda, soprattutto diciamo che i market così chiamati della droga solitamente sono nei rioni popolari, i cosiddetti rioni popolari. Gianni ne conosce come me qualcuno a Trapani, San Giuliano è l'ultimo per esempio, dove nel giro di 2-4 giorni sono state effettuate due operazioni, prima dei carabinieri e poi della polizia, e sono state arrestate 14 persone. Si tratta di due nuclei familiari che diciamo gestivano lo spaccio della droga, cocaina, crack, marijuana, hashish, nella piazza trapanese. C'è Fontanelle, altro rione interessato ad altre operazioni antidroga di polizia, carabinieri, finanza, ma questo per dire Trapani. Ma poi ci sono state operazioni in via Virgilio, nel centro storico, l'operazione Catito è nel centro storico, l'operazione Virgilio è in via Virgilio. Ci sono, diciamo che è un po' ma ci sono state operazioni che sono state effettuate con persone, con pusher, con fornitori che erano in albergo. Cioè hanno arrestato quello che vendeva la droga, che abitava in albergo. Ecco, per dirti. Ma poi ci sono a Marsala, per esempio, Sappusi, l'ultima operazione, nelle ultime operazioni, l'operazione Fox è stata a Sappusi, a Mazara 2, a Castelvetrano nel centro storico, ad Alcamo uguale. Ma c'è, Laura, anche... scusami, Laura, noi parliamo di luoghi di ritrovo? Cioè noi parliamo di luoghi di ritrovo? No, sono rioni. Ok, sono rioni popolari, dove diciamo pullula lo spaccio, dove se vuoi trovare un pusher lo trovi che cammina per strada in bicicletta col monopattino. Pattino, parliamo di questo. Puoi trovare pure il pusher che c'ha nascosto negli slip le dosi, cioè ormai nella spazzatura. C'è gente che è stata arrestata che vendeva la droga dentro le bancarelle della frutta e verdura, cioè dentro il pollo all'arrosto che lo portava in Favignana. Cioè ormai è normale, alla luce del sole. Ma guarda, l'ultima operazione di due giorni fa, i carabinieri hanno arrestato in pieno centro, in pieno giorno, quindi non nascosto di notte, nella via centralissima, via Cardella, due persone mentre trasbordavano da una macchina all'altra 10 kg di hashish, e nell'altra macchina c'erano 20 kg di hashish. No, naturalmente adesso non ci si meraviglia nemmeno più. Fino a ieri abbiamo raccontato di un pusher con 60 ovuli, non sono bravissima a dire le cose, però credo fossero ovuli di cocaina, si può dire? Sì, di cocaina. E che cercava di sfuggire alla polizia di Catania in via Capopassero, correndo sui tetti del rione. Quindi voglio dire, siamo in un momento di assoluta follia. Allora io mi domando, e ce lo domandano anche i nostri telespettatori, che cosa si deve fare? Prevenzione, repressione, educazione. E quando si è arrivati a quel punto lì, come diceva Di Malta, non si può accedere a una comunità di recupero, che si fa? Chi mi risponde? Guarda.
Io ti volevo dire solo una velocemente, cosa. Velocemente, poi andiamo agli altri ospiti. Sì, brevissimo. Dico, io si parla tanto di prevenzione, ma a parte le comunità come quella di Malta, a parte i SERT a Trapani e in provincia, la prevenzione, la repressione, poi metti pure la repressione, l'hanno fatta fino ad oggi le forze dell'ordine, certo, facendo una miriade di operazioni antidroga, una miriade di operazioni di sequestri. Io ti dico solo due dati. Nel marzo del 2021, questi sono dati ufficiali, non se li inventa Laura Spanò, in tutta la Sicilia furono sequestrati 270 kg di droga. Ad aprile stesso anno, quindi a distanza di un mese, sono dati del Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno dice che la provincia di Trapani è stata la prima da gennaio, febbraio a marzo di quell'anno ad avere avuto il più grosso quantitativo di droga sequestrata, oltre 150 chili di droga. Ci fermiamo. Allora, Caraci, allora, gli altri elementi, Caraci è di Malta, Caraci fa un lavoro incredibile anche di divulgazione con i giovani, con le famiglie, in televisione, con gli studenti. Di Malta fa il suo. Queste cose si devono unire sempre, e che cosa servirebbe perché il meccanismo fosse un attimo, come dire, ottimizzato? Mi date le vostre visioni, Caraci e Di Malta, e poi ci fermiamo per una pausa. Veloci. Allora, io, se mi posso permettere, penso che il dovere dell'università è di fare terza missione, cioè fare informazione e parlare direttamente ai cittadini, anche con le comunità. Parlare oggi di sostanze d'abuso, lo abbiamo fatto, significa parlare anche dei nuovi profili di tossicità. Non possiamo più nascondere ai giovani il rischio di un danno cognitivo permanente per alcune sostanze. Secondo me, se questa formazione viene fatta nelle scuole, con l'aiuto degli insegnanti, dei dirigenti, dei presidi, insomma, questo congiunto all'azione sulla società, sulle comunità, quella che appunto si chiama terza missione, può realmente cambiare il pattern poi di abuso delle sostanze nei prossimi 10-15 anni. Di Malta. Sì, condivido cosa dice il professore. Allora, partirei da questo punto. Noi bisogna lavorare su tre livelli. Il primo è la prevenzione, il secondo è la cura, il terzo è il reinserimento di queste persone. Su un livello ci stiamo lavorando, ci lavorano i SERT, che è quello in mezzo, ovvero la cura. Ci lavorano le comunità, ci lavorano i SERT, anche lì ci sarebbe da implementare, perché in questo momento tutte le comunità terapeutiche della Sicilia sono piene e c'è una lista d'attesa. Se io dovessi dare una data per l'ingresso di un ragazzo in comunità, vi direi se ne parla fra 6 mesi. Okay. Quindi lì andrebbe sollecitata la Regione Sicilia affinché apra nuovamente i termini per gli accreditamenti di nuove strutture, ed in particolar modo, cosa che ancora in Sicilia non abbiamo, per le strutture per le doppie diagnosi, perché tenga conto che in questo momento tutti gli assuntori di crack si trovano fra il borderline e la doppia diagnosi. Quindi una diagnosi associata a quella dipendenza, che è quella psichiatrica. Sul discorso della prevenzione, lì apriamo un capitolo che io almeno da 10 anni, anche di più, che cerco di fare breccia in tutti i tavoli tecnici, in tutti gli organi competenti. Cosa succede? Succede che con la modifica del titolo quinto della Costituzione, quindi con il reparto sanitario che è passato di competenza alle regioni, e con l'avvento della 328, è successo che tutte le leggi di settore sono passate all'interno della 328, così come le leggi che erano ad hoc per la prevenzione e per il reinserimento. Mi riferisco alla famosa legge Lumia, la 45. E questi fondi sono transitati dentro la 328, e all'interno della 328, quindi con i piani di zona, i comuni distretti avrebbero dovuto andare a sviluppare progetti, non solo progetti fino a se stesso, ma progetti permanenti, quindi triennali e rinnovabili, che andassero appunto a sviluppare questi progetti sulla prevenzione e sul reinserimento. Bene, dopo il primo, forse il secondo piano di zona, i comuni, i distretti della Regione Sicilia non hanno più progettato nulla sulle dipendenze patologiche, sulla prevenzione. Allora, c'è questo stop dell'audio, quasi, come dire, emblematico, a dire che dobbiamo fermarci per una pausa. Ritorniamo per gli ultimi pochi minuti di trasmissione, a tra poco.
Siamo tornati in diretta, pochi minuti e chiuderemo questo nostro appuntamento dedicato all'emergenza droga che abbiamo voluto in questa occasione puntare su Trapani e la provincia, ma che certamente è una situazione generale. Allora, professore Caraci, noi ci siamo allarmati spesso dicendo le età. Vogliamo ricordare, professore, che a età più diciamo bassa, quindi a 12 anni l'effetto è uno, a 19 è un altro, a 20 anni è un altro, corrisponde al vero, cioè qua parliamo di bambini, cioè a 12 anni sono bambini, quindi vorrei capire cosa succede a un bambino di 12 anni con l'assunzione di una pastiglietta, di un fumo, di una cosa del genere, cosa succede a 20 anni, cosa succede a 30. Grazie di questa domanda. Allora, noi abbiamo un cervello che si sviluppa in alcune aree cerebrali, per esempio alcuni neuroni molto importanti che ho citato prima, si chiamano neuroni GABAergici perché rilasciano questo neurotrasmettitore GABA, si sviluppano tra i 15 e i 16 anni ed è agendo su questi che sia in parte la cannabis ma anche indirettamente la cocaina possono aumentare il rischio di psicosi tossica, cioè il rischio che un adolescente a un certo punto cominci a sviluppare deliri e allucinazioni indotti da sostanze. Finita questa ondata di psicosi permane in alcuni casi un declino cognitivo, un disturbo cognitivo che è quello su cui stiamo impostando con un ICT e con altri diversi colleghi delle anche strategie di disseminazione per dare cioè dei messaggi ai cittadini. Se guardiamo allo sviluppo del sistema nervoso centrale, quindi a 12 anni teoricamente questo tsunami dopaminergico, questo eccesso di dopamina rilasciato e soprattutto che aumenta a seguito dell'esposizione all'assunzione di cocaina, soprattutto se inalata tramite crack, determina prima di tutto delle alterazioni motorie, psicomotorie, quindi agitazione, anche aggressività, non necessariamente la comparsa di un delirio come si vede in un adulto, ma un tratto caratteristico che si vede già a quell'età è il disturbo cognitivo, cioè il deficit della memoria. Se noi facessimo un QI, se noi analizzassimo cioè il quoziente intellettivo già in quell'età, a 6 mesi dall'assunzione della sostanza, troveremmo una riduzione dei punteggi. Ecco perché la collaborazione con le scuole è importante. Fare passare il messaggio che anche l'abuso, non necessariamente l'uso cronico di una sostanza come la cocaina, può lasciare delle tracce a livello di funzionamento cognitivo che gli psicologi e le varie professionalità coinvolte possono valutare anche all'interno del setting scolastico. Professore, grazie. Siamo arrivati al termine, non vedo più Di Malta, il collegamento purtroppo si è interrotto. Io le dico sempre grazie, sono sempre pillole, come grazie dire, no? Che infondiamo. Per cui lei oggi ha parlato di quoziente intellettivo, cioè lei ha parlato di QI, cioè noi dobbiamo preoccuparci di questa cosa che può rovinare la vita di un individuo. Quindi, insomma, grande attenzione, assolutamente. E poi ritorno su ciò che aveva detto Di Malta, a questi 6 mesi. Ci vogliono 6 mesi per prenotare una persona in questo momento in una comunità di recupero. E professore, 6 mesi potrebbero essere veramente troppi, no? Quindi troppo, ecco, sì, sono quelle situazioni per le quali bisogna veramente lavorare tutti insieme. Grazie professore Caraci. Grazie Laura Spanò, grazie. Collegata con noi. Cara collega, noi ci sentiamo ovviamente per il TG. Grazie per il tuo prezioso intervento e saluto naturalmente Gianni Di Malta che si è collegato con noi. Il Focus tornerà domani. A tutti buon pomeriggio. Grazie.